Sigaro Toscano per questo fine anno si presenta con questo prodotto che chiama Opera, che vuole ricordare una delle eccellenze della nostra Italia. L'opera, i teatri, i personaggi, i compositori nostri. È una bella confezione che si presenta per 10 sigari, una confezione in legno e pelle, che è piaciuta molto alla clientela, anche turisti che lo comprano da farne un regalo, un omaggio a casa loro. Esce adesso ottobre 2014, noi già ne disponiamo, è un'edizione limitata, quindi non avrà un seguito. Il prodotto è fatto a macchina giù nel Beneventano, tabacco Kentucky, stagionato, 18 mesi, fatto a macchina ma curato sia come prodotto toscano sigaro nella sua rifinitura, nella fascetta, sia nella confezione, che è così in pelle veramente bella. Un gusto medio, piuttosto leggero, di qualità. Ricorda un sigaro che è uscito già da qualche anno, che è in produzione normale, che è il Soldati. Il Toscano è il nostro sigaro per eccellenza. Io ho dei clienti che da anni conosco, che fumano anche sigari cubani, dominicani, sigari anche importanti come i Coiba, i Montecristo, eccetera, che però ogni tanto si trovano anche, si tolgono il gusto proprio anche di un Toscano. Toscano originale, quello fatto a mano. Oppure quelle edizioni limitate, come quando esce il Moro a Natale, che è un altro sigaro molto importante, impegnativo anche per la dimensione che ha. Così come quando esce il Toscano del Presidente, è un ammezzato questa volta, però molto selezionato, fatto a mano, che esce da anni e che è sempre molto apprezzato. E poi il Millennium. Il Millennium è un altro sigaro con le dimensioni classiche, stagionato, usando anche del Kentucky americano. Quest'anno la Toscana aveva presentato all'inizio dell'anno un'edizione limitata a nome Mascagni per ricordare il personaggio, era una confezione da 5 sigari. Così come subito dopo è uscito anche il sigaro Pastrengo, un'altra confezione da 5 anche da 10 sigari che ricordavano i 200 anni dei Carabinieri e la battaglia di Pastrengo, eccetera. Tutto l'anno la gamma presenta il Toscano originale fatto a mano, l'antica tradizione il 1492, due sigari un po' più leggeri fatti a macchina, così come l'antico che è insieme alla Riserva il più venduto, almeno nel mio negozio. Poi abbiamo tre sigari dedicati ai personaggi Garibaldi, Modigliani e Soldati, che non sono in edizione limitata ma in produzione normale. E poi il classico. E poi gli ammezzati, per chi vuole trovare già il sigaro tagliato, e per chi si avvicina e cerca qualcosa di diverso, gli aromatici, i toscani aromatizzati. E il gusto che è apprezzato di più è l'anice e il caffè, però c'è anche il gusto grappa, vaniglia, cioccolato. E tra i più leggeri è il Garibaldi, che infatti ha una stagionatura breve, dai 3 a 6 mesi, una foglia chiara, proprio anche indicato per chi si avvicina, sia nell'ammezzato che nel toscano intero. E poi saliamo all'Extravecchio e poi appunto all'Antico e in Riserva, che è una riserva di foglie stagionate pur essendo fatto a macchina, mentre a mano l'originale è il top.